Dopo 14 anni la Juventus torna all'Arena Garibaldi e ottiene lo stesso risultato, 0-0. Più Cumudusa che Scattusa. Per la Juve modello europeo ci sono state accoglienze di prima categoria con tanto di banda militare e sbandieratori. Il presidente del Pisa Ancoletani stasera è finalmente un uomo contento e anche più ricco. Tra Roma e Juventus ha incassato oltre 600 milioni di lire, grazie anche a Falcao e ora a Platini. Dall'Aston Villa al Pisa, rendimento di questa Juventus? Ma il rendimento purtroppo è buono per me. Abbiamo una partita molto difficile. Il Pisa è la squadra che ha giocato meglio alla Juve l'andata. Io ho paura di questa partita che può essere una trappola per la Juve. Platini ha la giusta intuizione, il Pisa non è squadra da prendere sotto gamba e lo si capisce subito perché la squadra di Vinicio ha la possibilità quasi in apertura di andare in gol con Mariani. Evidentemente l'assenza di brio si fa subito sentire, tra pattoni schiera Cabrini e Gentile difensore centrale su Berggren, l'attaccante del Pisa più pericoloso, lasciando indietro anche Furino con Scirea libero di portarsi in avanti come sua abitudine. Ma la Juve, che gioca con il lutto al braccio per la morte di Umberto di Savoia, appare stanca e poco incisiva. Al 26esimo un errore di Bonini permette a Tedesco di scattare a rete. Solo l'esperienza e, diciamo, la rudezza di Gentile risolvono la situazione pericolosa. L'arbitro Delia decreta l'ammonizione per il difensore juventino. Tedesco, dolorante ad una spalla, dovrà poi lasciare il campo alla fine del primo tempo. Al suo posto Vinicio chiederà Birigozzi. La Juve nel suo splendore europeo fa fatica a contrastare il Pisa. Boniek e Platini si evitano anche con lo sguardo. Bettega non riesce a collegare il centrocampo con Rossi, generosamente lanciato su ogni spiovente. Tardelli, che respira aria di casa, prova dalla media distanza, ma trova sulla sua strada il portiere Mannini in grande giornata. Mannini ha fatto un paio di interventi magistrali, tipo Juve. No, contro una grossa squadra ci vogliono delle grosse prestazioni. Finora è la squadra e i compagni. Stiamo riuscendo al meglio. Senti, a differenza che contro la Roma mi sembra un po' più attenta questa squadra. Sì, per noi è troppo importante questa partita. Poi, ripeto, cioè, la Juve ci fa giocare un pochettino di più che non la Roma. E quindi facciamo meglio figura. La partita persa domenica scorsa con la Roma ha insegnato qualcosa al Pisa, che ha affrontato la Juve con la solita generosità, ma anche con il dovuto raziocinio. La partita di mercoledì di Coppa invece si fa sentire nelle gambe dei giocatori juventini e Trapattoni corre ai ripari mandando in campo Marocchino al posto di Boniek. Il polacco esce scuotendo la testa. Boniek, come giudica la sua estromissione di squadra? Scusi, sono troppo stanco per parlare, se parliamo dopo la partita, adesso sono troppo stanco. Il carattere della Juve è davvero notevole. Sul finale la difesa pisana è impegnata a respingere i tentativi di Rossi e di Platini. Poi l'incrocio dei pali su colpo di testa di Bettega salva il Pisa da una immeritata sconfitta. Giovanni, è finita la partita, scostiamoci un attimo, 0-0, lo stesso risultato dell'Olimpico. Bene. Un punto guadagnato, un punto perso. Ma tutto sommato ieri mi auspicavo che la classifica non mutasse, devo ritenermi soddisfatto anche se c'è il piccolo rammarico che la Roma ha pareggiato in casa, però tutto sommato. Per quanto riguarda invece la tua prova dei due ragazzi qui contro il Pisa, non è un po' stanca la squadra? Beh, la squadra è un po' stanca, però si è comportata bene perché era un campo estremamente delicato e difficile. Assolvi tutti? Sì, senza dubbio. La sostituzione di Boniek? Beh, era per cercare qualcosa di diverso, ma non certo per demerito. Non pensi che questa Juve vada più sull'Europa e meno sull'Italia a questo punto? No, noi dobbiamo andare un po' su tutto quello che possiamo fare. Un punto, un grandissimo punto, importantissimo per questo Pisa. Sì, un punto eccezionale per noi, perché davanti a questa Juventus che aveva fatto emozionare tutta Italia, e naturalmente noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare una partita intelligente, contenerli e mettere sulla bilancia quei presupposti che noi possiamo fare, tanta voglia, tanta decisione in tutto per tutto. Ci è andata bene perché effettivamente abbiamo chiuso molto bene la Juve in tutto per tutto.